perpendicolari a una retta trasversale. Si devono tracciare rette perpendicolari alla retta già presente sul foglio. Allinea la prima squadra con la retta e tieni ferma con la mossa. Va bene, vediamo che il video ci è piaciuto. Vedete questa freccina? Se io clicco qui, automaticamente me lo porta nella mia collezione. Adesso me l'ha messa in quella di anatomia perché ci avevo anatomia. Però ne possiamo creare anche delle nuove, eh? Per esempio, adesso rientro, crea una nuova collezione. Benissimo. Diamo un titolo, retta, liceo Torino. Ritorniamo qui, retta. Ok, questo era questo, ci piace e ce l'ha messo già qui nella nostra cartella. Vediamo su YouTube se c'è qualche video interessante. Vediamo un po'. Guida retta, giustamente. Vediamo retta geometria. Ma la più interessante è quello che ho detto. Sì. Analitica. Era bellissimo il video, diciamo che va bene, lo inseriamo comunque nella nostra collezione. Benissimo, a questo punto possiamo scrivere anche una casella di testo per i ragazzi se gli vogliamo dare un compito, per dire. A posto, questo lo mettiamo qua, gli abbiamo dato pure il compito, salva. Benissimo, dalla volta successiva voi avete già la vostra collezione pronta e se volete la mostrate in classe come stiamo facendo adesso, oppure su condividi, c'è la possibilità appunto di condividerla sulla classe virtuale se uno ne ha creato una. Va bene? Ok, queste erano le collezioni. Un'altra novità abbastanza fresca è il crea verifiche, che per chi già magari lo conosce, ma se non lo conoscete dopo lo rivediamo comunque, è il sito sorella, diciamo, dello ZTE, che era il primo sito di batterie di test che la Zanica aveva creato per i ragazzi. La differenza sostanziale qual è? È che lo ZTE è principalmente per fare i test online, cioè autocorrettivi, oppure fare i test online, verifica e automaticamente sulla classe virtuale arrivava il voto. Il crea verifiche è una cosa solamente per voi invece, perché anche il ragazzo può andare sullo ZTE, anche dopo vediamo, per allenarsi, per esercitarsi, per fare insomma, gli esercizi, per provare. Mentre il crea verifica è una cosa solo per il docente e serve per creare le prove di verifica in Word. Non serve solo per crearle in Word e di conseguenza scaricarle, ma c'è anche la possibilità, c'è un pulsante che in automatico trasforma la domanda appositamente nel formato BES DSA. Non solo, che adesso lo diamo. E non solo, mi dà anche le soluzioni in automatico. Facciamo un esempio. Crea verifica. Ok. Benissimo. Allora, c'è la possibilità di prendere già le verifiche già pronte di Zanichello. Verifiche Zanichello, trova qui. Morfologia del nome. Cerca. La Zanichelli ci dà già a disposizione questi tre.
ok? Perché ho cercato per argomento. Vi faccio vedere per esempio il primo, sono 8 esercizi, vai al dettaglio. Ok, questi sono tutti gli esercizi già pronti, ok? Per esempio, vogliamo fare una batteria di test solo su questo, solo sull'articolo e il nome. Mettiamo a caso, no? Vi fa vedere anche l'anteprima di come verrete fuori. Ok? In questo momento sono tutti selezionati. Export and Word, no? Vado prima su. Vedete? Qui vi segnala che sono 8 esercizi. Export in Word. Allora, abbiamo appena creato una prova di verifica con 8 esercizi sull'articolo e il nome. Possiamo creare più file. Lo voglio dare come verifica. Per esempio, qui siamo 4 file, giusto? E di là altre 4. Allora io posso creare fino a 4 compiti diversi. Che cosa significa? Gli esercizi sono sempre gli stessi, però li randomizza, esattamente. Nel mio caso, per esempio, mi necessita 4, in modo che quello a fianco non ce l'abbia della stessa, nello stesso ordine. Formo 4 file. Aggiungi una versione ad alta leggibilità della prima fila. Ho 3 ragazzi di SA o S. Lo facciamo. Genera. Ci vuole tempo perché sono 9 documenti. Questa è la fila 1, fila 2, fila 3 e fila 4. A fianco c'è la relativa soluzione della fila 1, relativa soluzione della fila 2, fila 3 e fila 4. Sotto c'è anche la prova per i VES. Siccome la prova per i VES è, diciamo, speculare ma in maniera facilitata della prima, adesso scarico solo per farvi vedere il confronto tra la fila 1 normale e la fila VES. Ok? Allora, fila 1. Ok. Ok, è già impostato proprio a modo di verifica, nome, cognome, la classe e la data. Vedete? Qui spiega tipo di esercizio. Ok, questo è quello normale. Essendo in Word, certo, poi sì, esatto. Il quadro non mi è piaciuto, ho sbagliato. L'ho levato. Posso, levato. Certo. Ok, salvare. Vediamo quella BES. Vedete? È lo stesso tipo di esercizio, ma i caratteri sono più grossi, la spaziatura è diversa, anche la tipologia di esercizio è un po' più semplice. Ok, credo che questo sia uno strumento molto utile per voi, credo. Questa è la versione evoluta del classico ritaglio, incollo, ritaglio, incollo, ritaglio, incollo, faccio tutto copie. Invece questo ve lo prepara direttamente in automatico, lo mettete nella stampante e lo stampate. Se non avete la possibilità, magari perché lo state facendo sul computer della scuola, c'è anche la possibilità di inviarselo e poi se lo stampa dopo sul PC di casa.
poi ci sono professioniste dell'arte? No. Allora, solo per la cronaca, da quest'anno abbiamo anche il museo virtuale, però queste sono le professioniste dell'arte. Anche qui l'italiano, giustamente, hanno ragione. Mi interessa? Sì, certo. Mi sta virtuale, fanno storie. Allora, non è, lo dico subito, non è ancora completamente completo, perché per fare un museo virtuale ci vuole parecchio tempo per costruirlo. Però diciamo che a un 60% già è fruibile. È stato impostato il sito come una grande architettura e in base al tipo di palazzina c'è un argomento, per esempio queste sono le mostre temporanee, laboratorio, biblioteca e collezione permanente, e questa è la sala proiezioni. Ve lo dico subito, la sala proiezioni non è altro che le collezioni riportate per far vedere i video delle analisi delle opere d'arte, eccetera. Vediamo il primo piano. Ok, all'interno del primo piano c'è, come si dice in gergo architettonico, un tagliato, però comunque insomma si vede la planimetria, diciamo, del primo piano, e in base a questo ci sono i sottoargomenti, per esempio gabinetto dei disegni, architettura, costume, pittura, oggetti d'arte, cultura, giardini. Allora, per esempio, cultura. Immaginate di poter avere una LIM, adesso ho solo proiettato, però se uno avesse una LIM può tranquillamente fare l'analisi magari di un'opera. Anche ingrandire abbastanza bene. C'è anche la possibilità del confronto. Che cosa significa? Significa che in automatico il sistema mette a confronto un'opera d'arte con un'altra analoga. Confronto. Stai registrando? No. Ah, ottimo. Grazie. Okay.